Re Costa Ciao ragazzi nel video di oggi andremo ad analizzare le prime 10 squadre di Serie A in rigoroso ordine alfabetico. Partiremo dall'Atalanta, passiamo per Interview e finiamo alla Lazio. Mi raccomando se questo contenuto vi piace lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Vi porto questo contenuto per fare un bel aggiornamento dopo queste prime 7 giornate perché... Già avevo portato analisi delle squadre, però un conto ovviamente è agosto dopo poche giornate, un conto è adesso dopo che abbiamo visto bene anche come giocano un po' tutte le squadre di serie. A. Vi ricordo ragazzi anche di andare a registrarvi su Starks, link in descrizione, Starks è una piattaforma che vi permette di acquistare i token dei giocatori di serie a. e se voi vi registrate col mio link e depositate minimo 20 euro, Starks vi regala altri 30 euro di bonus. Per acquistare questi token e con questi token oltre a poterci fare plusvalenze, potete giocare a un fantacalcio al fantacalcio di Starks che mette a disposizione solo come premi settimanali 95 premi eh, che sono un qualcosa eh, di fuori eh, dal comune in quanto ci giocano 350 squadre e ci sono 95 premi in palio capite bene che eh, più di uno su quattro vince ogni settimana. Una squadra, perché potete mettere anche più squadre. Ma passiamo al contenuto. Allora, come vi dicevo ragazzi, eh, cominciamo dall'Atalanta e faremo tutte queste squadre fino alla Lazio. Poi domani partiamo da Lecce eh, fino ad arrivare alle ultime squadre. L'Atalanta è una squadra che ha iniziato il campionato così così. Eh, sicuramente eh, ci si aspettava qualcosina in più. Uh, non in chiave offensiva perché uh, stanno facendo veramente bene con uh, 16 gol il problema è che ne hanno subiti 13 sicuramente la fase difensiva è quello su cui dovrà lavorare Gasperini perché uh, 13 gol in 7 partite uh, sono veramente tantissimi quasi una media di 2 gol subiti a partita uh, carne secchi in porta uh, in tanti mh, stanno dicendo uh, flop carne secchi in realtà, il problema è tutta la difesa, non è questione del portiere, non è che Carnesecchi stia facendo uh, delle papere quindi sia lui il problema dei gol subiti. Il problema è la difesa e devo dire anche un po' diciamo a discolpa uh, di Gasperini e l'Atalanta, uh, che non ha mai avuto uh, una, la difesa al completo, la difesa titolare. Spesso, infatti, è stato adattato De Ron uh, come difensore perché. Custunu comunque è un nuovo acquisto, eh, Colasina c'è stato infortunato le prime giornate, anche Yen ha avuto già dei problemi fisici, quindi eh, in realtà sono comunque tanti gol subiti, ma questa dovrebbe essere la difesa titolare. Custunu, braccetto di destra, Yen centrale e c'è a sinistra. Ecco, quando spero dalla prossima riusciranno a schierare questi tre dal primo minuto, probabilmente Atalanta potrebbe dovrebbe quantomeno migliorare questi numeri perché altrimenti parliamo che l'Atalanta uh, finisce il campionato con oltre 70 gol subiti se finisse così uh, in media uh, perché se su 7 prendi 13 gol uh, siamo a oltre 70 gol però sono convinto che non finirà così e inizieranno a far meglio dietro uh, sugli esterni di centrocampo devo dire che a me piacciono tutti e tre Bellanova che eh, l'ho messo anche tra i giocatori da andare a prendere ora eh, negli scambi eh, Ruggeri già ha avuto qualche piccolo problemino eh, però comunque uno più da assist che da gol però il suo lo farà e mi piace anche tanto eh, Davide Zappacosta ha iniziato veramente bene, eh, sta trovando con regolarità anche eh, la porta eh, quindi i tre esterni Atalanta possono fare molto bene Ederson sta alternando partite buone a partite un po' meno buone però se andiamo a vedere un gol e un assist comunque una media voto di 6,21 eh, non male eh, perché comunque uno di quelli che a fine anno quei 4-5 gol può portarli eh, ed è uno abbastanza regolarista e poi davanti eh, davanti qui giustamente direi anche secondo me la formazione qui è messa correttamente Lukman, man retechite che più aggiungerei un dodicesimo uh, che è samarzic uh, ruoteranno tantissimo uh, questi quattro poi c'è anche zagnolo quindi uh, qualcun altro c'è sempre quando tornerà uh, brescianini viene spesso uh, diciamo impiegato anche quadrato uh, sugli esterni a volte eh, magari può giocare eh, al posto di Bellanova, al posto di Ruggeri. Ma davanti quei tre sottitolari più eh, il plus Samarzic. Eh, Samarzic è un giocatore che io andrei a prendere ora al Fanta. Eh, è vero che magari nella nostra mente non è un titolarissimo, però, quanti giocatori alla Frattesi eh, non sono stati titolarissimi l'anno scorso, però comunque hanno fatto benissimo. E, e davanti, Reteghi è l'attaccante che quest'anno sta facendo meglio di tutti insieme, insieme a Turam. Vede la porta e devo dire anche in nazionale. A me sta piacendo tanto il modo eh, con cui si muove, eh, direi a suo agio nell'attacco dell'Atalanta. Eh, e poi c'è Lukman, che forse è quello imprescindibile per questa squadra perché eh, è uno che abbina tante cose. Eh, quindi è quello forse a cui Gasperini rinuncia più raramente nel, nel tride è Ketelare. comunque è un buon giocatore. Poi passiamo al Bologna. Mi raccomando, tanti like, ragazzi se questo contenuto vi piace. Il Bologna, allora, eh, il Bologna è una squadra che è partita male. Ora si ritrova al tredicesimo posto con otto, eh, con otto punti. Eh, italiano non è un amico di noi di noi fantallenatori eh, è un allenatore a cui piace cambiare tantissimo, soprattutto quando c'è l'Europa eh, ti ritrovi a volte delle squadre totalmente stravolte il Bologna è anche una squadra eh, diciamo che ha subito 9 gol, quindi eh, poco più di un gol a partita non malissimo direi dietro, nel senso per quello che l'abbiamo pagato, forse poteva subire qualche gol in meno, ma neanche, neanche più di tanto, perché parliamo comunque ha subito due gol meno della Lazio, eh, ha subito gli stessi gol eh, dell'Inter, ecco, comunque la fase difensiva la stanno facendo male. Il problema è che dietro, in questo momento, a sinistra, si alternano Ligo Giannis e Miranda, anzi forse ultimamente sta giocando più Ligo Giannis eh, di Miranda, che ha avuto qualche... Uh, piccolo problema di adattamento Anche se io credo che alla fine Miranda sarà il titolare eh, Poi nei centrali a me piace più Beukema degli altri Nel centrocampo uh, dovrebbe tornare Ferguson Però anche qui il suo ritorno non avverrà in tempi brevissimi e, e secondo me è anche un giocatore che andrà aspettato Cioè secondo me per vedere il vero Ferguson ci vorranno almeno due mesetti eh, perché magari eh, ci metterà un po' a tornare e quando torna non è che subito lo vedremo in campo. Eh, a me quello che piace è Fabian, poi tanti dicono, eh, ma Fabian non è un titolarissimo, ma ritorniamo a, a frattesi, eh, comunque tu lo metti sempre Fabian, è vero che con l'italiano eh, a volte magari non mi porterà anche voto, però se avete tanti titolari frega poco. Ndoia Orsolini, eh, su Orsolini devo dire che non sono tanto preoccupato, eh, comunque i suoi gol li porterà, è uno di quelli che 6-7 gol proprio se vi butta male li porta, poi magari vi porterà anche dei 5, dei 5,5, ,5. Eh, spesso non viene mai, ehm, spesso non viene premiato Diciamo dai voti quando non arrivano i bonus, però nel momento in cui arriverà... Il, il prime di Orsolini, quando inizierà a buttarla dentro, magari in 5 giornate vi butta 3-4 gol e, e poi tutti vorranno Orsolini. Su Ndoye, Ndoye è un bel giocatore, Che però al fantacalcio non la butta dentro. Migliorasse in quel fondamentale potrebbe essere un bel giocatore. E poi davanti, Santiago Castro. Eh, questo è un giocatore vero, un giocatore che a me piace tantissimo. Eh, è uno che può fare tranquillamente la doppia cifra. Uh, in tanti sto vedendo che vi dicono uh, andiamo ora a scambiare Castro. Secondo me, secondo me non è corretto. Si può scambiare? Sì, perché si possono scambiare tanti giocatori. Ma dipende, dipende cosa andate a prendere. Cioè, uh, in tanti mi dicono io ho un attacco completo con 5 attaccanti che mi giocano buoni, io Castro l'ho preso a pochi crediti, ci sta a scambiarlo? Sì. Eh, magari voglio un centrocampista, lo do Castro per Colpani? No, eh, Castro in questo momento vale il 10%. Quindi, se mi danno per Castro, se devo rinforzare il centrocampo, un Neres, eh, se mi danno anche uno stesso Orsolini, se devo rinforzare il centrocampo, eh, un McTominay, ecco da questi in su ci posso anche stare. Ma dare Castro. Per anche un Pellegrini Non lo farei Non lo farei perché comunque ha un valore importante Per quanto riguarda Dall'Inga Secondo me è stato sia sfortunato Perché comunque è stato impiegato pochissimo Cioè eh, ieri ho fatto vedere nella live eh, Anzi ieri eh, Prima di partire ho fatto vedere nella live Il minutaggio di Dall'Inga 90 minuti Cioè capite bene che 90 minuti è come se ha giocato una partita E non ha segnato e non ha fatto assist questo è il minutaggio in serie Poi ha giocato in Champions, sì, ma contro il Liverpool non è mai facile. Quindi io non andrei ancora a trarre conclusioni eh, su Dall'Ing. Cagliari, Cagliari non, è, non è una squadra facilissima da spiegare. Hanno difficoltà a fare gol, eh, 5 soli gol in, in campionato e 11 subiti. 11 subiti non sono pochissimi per una squadra che... Deve, eh, deve cercare di, di salvarsi Diciamo che Nicola È un allenatore che la fase difensiva La sa fare bene Deve migliorare sicuramente dietro Anche perché davanti non vedo una squadra eh, Come dire Una squadra che possa fare eh, 50 gol in un campionato eh, Cagliari è una squadra che Sì magari piccoli un po' di gol Li porterà qualcosina L'Umbro Gaetano è un buon centrocampista, ma non vedo una squadra che possa produrre chissà quanti gol in chiave offensiva e quindi se vuoi salvarti devi subire assolutamente meno gol. Scoffetto è un portiere che a me piace, però è ovvio che se subisce tanti gol eh, inizia a diventare un problema anche per noi fantallenatori. In difesa forse mi aspettavo qualcosina eh, in più da Luperto perché sta alternando prestazioni buone come vedete andiamo alla media voto eh, 3,5, e mezzo 3,5 e mezzo ecco una media spaccata del 6 eh, se ne può fare qualcosina in più ovviamente dipenderà anche dai risultati del Cagliari perché spesso i voti sono legati ai risultati dietro sicuramente quello che mi piace tanto è il potenziale di Zortea Zortea è un bel giocatore, uno che se messo in condizione può fare veramente veramente bene nel centrocampo il giocatore eh, che spicca di più è Gaetano eh, secondo me è quel giocatore a cui deve trovare posto in squadra eh, Nicola eh, perché può dare sia assist sia qualità ma anche gol perché l'anno scorso quando è arrivato a Cagliari eh, ha contribuito notevolmente alla salvezza del Cagliari eh, poi davanti dicevamo eh, Lumbo. che in questo momento eh, fa fatica, eh, qualche volta è partito anche, eh, anche dalla panca come, come vediamo eh, non una buona media voto, non una buona fantasia media voto, un solo assist fino ad ora eh, ha fatto un po' di fatica, mentre sicuramente ha fatto meno fatica piccoli, già due gol per lui, eh, non esce quasi mai dal campo, si è preso il posto titolare. Uh, lì come punta centrale del Cagliari eh, può essere un giocatore interessante di piccoli l'unica cosa che mi preoccupa eh, sono un po gli infortuni che ha, sempre, che ha sempre avuto vi ricordo un bel like e ora passiamo a una delle squadre che può regalarci maggiori soddisfazioni al Fantacalcio uh, il Como è una squadra uh, che era partita con uh, qualche problemino ma diciamo che eh, era anche normale perché hanno cambiato: hanno cambiato tanto. Se guardiamo, se guardiamo quest'undici titolare eh, dell'anno scorso, eh, ne sono rimasti veramente, veramente pochissimi. Eh, dietro li hanno cambiati, han cambiati tutti, a centrocampo li, ha, eh, li hanno cambiati tutti. È rimasto Strefezza, e eh, davanti Cutrone: cioè, gli altri nove sono tutti eh, nuovi, nuovi giocatori. Eh, basandoci su questo 11. Ecco, è ovvio che un minimo per eh, cercare di trovare la quadra, ci è voluto, però il Como è una bella squadra, a me Audier Riporta eh, non dispiace, eh, è vero che eh, magari hanno subito eh, 14 gol, eh, però è anche vero, è anche vero che eh, da ora in poi potrebbe iniziare un campionato diverso per, per il Como. Il combo mi piace la mentalità che ha dato Fabregas, una mentalità di fare un gol in più rispetto a che subirne nemmeno. in meno. Ecco questo potrebbe essere un po' un handicap per Audero perché eh, la fase offensiva è quella eh, che prediligono. Uh, dietro un difensore che uh, a me sta piacendo tanto è Kemphur. Uh, è uno che di testa è molto forte, ve l'avevo già detto in altri video. Uh, comunque... Uh, sta prendendo i suoi 6-6 e mezzo Tranne all'ultima contro il Napoli Qui uh, prende un 5 Perché comunque vanno a subire 3 uh, gol E anche Moreno non è male è Un terzino di spinta Vede anche la porta Sa calciare, sa crossare Può essere un giocatore molto molto interessante uh, Dossena lo conosciamo È uno molto forte di testa Così come uh, Kemp Quindi i centrali possono portare bonus Soprattutto uh, dai piazzati Uh, poi c'è Sergio Roberto che uh, dietro è quello che ha più appeal perché comunque è un centrocampista, giocando lì eh, conosciamo tutti il giocatore, quindi è un po' un bug lì stato difensore. Nel centrocampo, il centrocampo del, del Como è un centrocampo importante perché eh, è uscito Fadera un po' dal nulla, diciamo, eh, era un giovane sì con, con talento quando è arrivato, però... Uh, nessuno pensava, almeno io non pensavo, che da subito potesse pancare da cugna. Um, poi vi dico questo anche che ho detto nell'altro video, uh, secondo me qui la fortuna, tra virgolette, um, di Strefezza, passando a Strefezza, è stato il passaggio al 4-2-3-1, perché l'anno scorso giocando 4-4-2, l'anno scorso Gianno Gabrielloni, e Cutrone, dopo un paio di partite da quando è arrivato Fabregas, Strefezza ha fatto più fatica, ha fatto più fatica perché ovviamente giocava più lontano dalla porta, mentre Fabregas ha subito capito nel momento in cui è arrivato Nico Paz che quello era un giocatore che doveva giocare perché è un giocatore di alto livello. Spesso mi arriva la domanda, ma tra Strefezza e Nico Paz chi preferisci? Magari a fine anno Strefezza avrà una fanta media voto più alta, questo non lo so. Però Nico Paz è un qualcosa di più di Strefezza, ma non per Strefezza, perché Nico Paz è troppo forte. Per me è un giocatore... Eh, ieri, eh, ieri nell'ultimo video, come vi dicevo, ehm, ho, ho messo Nico Paz eh, come prima fascia, perché è un giocatore che ha eh, tutto per fare bene. Eh, sa fare la fase difensiva, eh, sa dribblare, sa mandare in porta i compagni, sa calciare da lontano. Eh, tecnicamente è un giocatore, cioè, Nico Paz, ragazzi, è completo. E è anche strutturato fisicamente. E poi Cutrone davanti, che eh, quest'estate avevamo eh, pronosticato un Cutrone un fire, certo, già 4 gol in 7 partite, sono veramente tanti. Io penso che la doppia cifra la possa fare, quanti ne possa fare da qui a fine, eh, a fine anno non lo so, eh, però sono convinto che eh, non sia un caso eh, che Cutrone abbia fatto eh, già così bene. E eh, giocando, diciamo punta con dietro tutto questo talento può far bene. Spendo una parola anche su D'Acugna, secondo me arriverà anche il momento di D'Acugna. In questo momento... Fadera dà più equilibrio perché fa anche la fase difensiva, ci saranno partite in cui verrà impiegato da Cugna, ne sono abbastanza convinto. Eh, passiamo all'Empoli, passiamo direi alla sorpresa di questo campionato eh, rispetto a tutte le altre, perché eh, è una squadra che personalmente avevo sottovalutato, ma io, a me piace dire sia le cose eh, che ho detto bene, Altre in cui non ci ho visto bene, ma credo che non sia stato il solo a sottovalutare questo Empoli Poi, per carità, eh, sappiamo bene che le squadre di Aversa spesso partono, eh, partono molto forti. Però qui io vedo una squadra solida, una squadra che lotta per un obiettivo. E questo è importante se vuoi salvarti, è molto importante. Eh, è una squadra eh, con, con veri valori, perché. Quando un compagno uh, fa una corsa in più per andare a recuperare il pallone, quella uh, diventa una mentalità importante. Vi faccio degli esempi. Uh, Pezzella giocatore che non ha mai fatto bene, sta facendo benissimo, fa la fase offensiva, fa la fase difensiva. Lui da una parte, ma già si dall'altra. Uh, magari poi possono sbagliare qualcosina a livello, a livello tecnico. Uh, però uh, spesso l'Empoli quando deve difendere, difende a 5 perché uh, pezzelle già si, si abbassano. Uh, lo stesso uh, Grassi è uno che sta dando tanto in mezzo al campo. Uh, L'Empoli è una bella squadra, ma perché tutti lottano per un obiettivo? Perché se andiamo a prendere l'11 così dell'Empoli, io non so in quanti inizio campionato avrebbero detto uh, che l'Empoli. Uh, Potesse partire in questo modo, eh, un gioco... partiamo dal portiere: il portiere è veramente forte. Eh, il portiere è veramente forte, eh, è uno che sta portando voti per il modificatore in un modo incredibile. Io sono a prenderlo in uno scambio in un fantacalcio mio eh, perché eh, dando piccoli davanti, che comunque era il mio quarto o quinto attaccante e questo diventerà un portiere che andrò a schierare spesso per il modificatore a 6 fasce eh, in difesa qui eh, veramente tante sorpresone perché Viti ottima media voto non so in quanti pote potevano dire di un Viti che al sassuolo ha fatto disastri anzi andrei proprio a guardare i voti dell'anno scorso di, eh, di Viti ecco qua 5.89 5.96 cioè capite bene che eh, era tutta, tutta un'altra cosa rispetto al 6.29 eh, di, questa, di questa stagione. Eh, ma anche lo stesso Ismaili sta facendo un campionato incredibile con Gliz. Tutti bene, Pezzella, eh, sono giocatori che io vi consiglio uno almeno dell'Empoli di provare a mettere in rosa. Uh, nel centrocampo uh, ci sono due giocatori che a me piacciono più di altri. Uno è Fazzini, perché è un giovane molto molto interessante che secondo me può portare quei 3-4 gol e qualche assist. A qualità, secondo me gli verrà dato spazio per valorizzarlo tanto. E l'altro è Angiorin, che è un altro giocatore veramente veramente bravo tecnicamente, sa calciare in porta. È uno che può darci soddisfazione al Fanta. Probabilmente in molte leghe potrebbe essere anche svincolato. E poi, davanti, qui porta Esposito Colombo. Eh, in questo momento sta alternando da Versa. Eh, All'inizio giocava Colombo, ora a volte vediamo anche Soulbakken. Eh, devo dire che a me l'attaccante che piace di più è Esposito, nonostante eh, Colombo, ovviamente, ha più appeal perché. Quando è in campo è anche rigorista Però Esposito invece sottolinearlo Perché è un giovane molto interessante Che può fare veramente veramente bene Magari con quei 6-7 gol In un campionato Passiamo poi alla Fiorentina Mi raccomando un bel like ragazzi like non costano nulla Lasciamoli Lato Fiorentina Fiorentina è un'altra un squadra Che è partita eh, Come dire un po' così, eh, vincendo con il Milan si è portata a 10 punti a metà classifica insieme eh, all'Atalanta, alla Roma. Eh, è una squadra che ha potenziale. Eh, Palladino ha cambiato, prima eh, giocava a 3, ora stanno giocando a 4. Eh, ecco, diciamo che queste prime 7 giornate abbiamo visto tanti cambiamenti anche di, di modulo. Uh, così sicuramente I vari Gosens e Dodò Potrebbero fare un po' più Di, di fatica perché Gosens ha uh, Sempre gioca esterno di centrocampo uh, Dodò uh, Quando ha giocato a 4 Negli anni scorsi non ha fatto Benissimo uh, Mentre quest'anno comunque con, con Palladino uh, Dodò uh, Dopo uh, Diciamo uh, un inizio 6-6-5 poi eh, è andato a portare eh, tanti voti buoni. Le ultime quattro, se andiamo a vedere, sicuramente è in crescita con 3-6 e mezzo e un 7. Quindi eh, dietro sicuramente i due giocatori che si possono andare a prendere, che, cioè si possono andare a prendere, che si potrebbero andare a chiedere negli scambi sono Gosens e Dodò. E poi eh, non ho parlato della porta, eh, De Gea... Per meriti sportivi si è preso quel posto da titolare. Eh, io non so come abbiano fatto a lasciarlo andare. Eh, cioè, magari. Ora, io non sono un esperto di calcio internazionale perché, come dico sempre, mi guardo tutte le partite di Serie A e giocando una partita ad ogni ora eh, capite bene che se ti guardi tutta la Serie A non ti puoi guardare eh, gli altri campionati esteri. Eh, però questo è un portiere. Io l'ho visto anche in Europa, poi contro il Milan è un portiere veramente che può fare stra stra bene uh, centrocampo eh, diciamo che il giocatore di cui bisogna parlare sicuramente è Colpani sono convinto che comunque qualche gol lo porterà perché la Fiorentina è una squadra offensiva però non mi aspetto un Colpani come l'anno scorso che possa fare quegli otto gol uh, questo perché alla Fiorentina è uno dei tanti, cioè eh, è in una squadra in cui da una parte c'è Gudumunson, punto centrale c'è Ken, e Colpani è un giocatore comunque importante della Fiorentina. Però non sembra neanche il suo anno. Cioè Ha avuto un paio di occasioni in cui sicuramente poteva far meglio e non è riuscito a, a fare gol. Eh, poi c'è Gudumunson, che in questo momento eh, eh, dopo. Essersi levato uh, quel problema extracampo è un giocatore che si può andare ad attaccare, che si può andare a prendere negli scambi. Uh, rigorista, giocatore qualitativamente, calcisticamente superiore, e poi è uno che i gol li fa ugualmente. Quindi da lui mi aspetto comunque una doppia cifra e mi aspetto anche tanti assist e buoni voti. E poi c'è Moise Ken che è un attaccante di cui ho parlato tantissimo. Per me è un attaccante valido. Uh, se continua, così con quella mentalità giusta, uh, si è calato almeno nelle prime sette giornate, uh, nella realtà della Fiorentina e sta facendo bene e per me potrebbe continuare a far bene. Passiamo al Genoa. Il Genoa è difficile da andare a commentare. Tanti vorrebbero la testa di Gilardino. Però, ragazzi, guardiamo questa squadra. Cioè, tolto Pinamonti, che hanno acquistato. Chi gli hanno preso a, uh, a Gilardino per fare come l'anno scorso? Ditemi voi. Cioè, che acquisti hanno fatto? Zanoli, giovane, interessante, è arrivato. Però troppo poco. Pinamonti, ok, ma hanno perso. Reteghi... Io rettechi Pinamonti, dici, mi hanno offerto 25 milioni, ok, lo sostituisco con Pinamonti, ma con con chi l'hai sostituito? Eh, quello è il problema più grande. Perché magari Pinamonti, se gli dai le palle gol, comunque eh, un po' di gol te li fa, però devi arrivarli devono arrivare le palle, non è che, che se li costruisce da solo. Eh, quindi il problema più grande del Genoa secondo me è che manca. Eh, manca eh, di qualità soprattutto dopo l'infortunio di Malinowski e i continui infortuni di Messias ma quelli si sapevano già eh, il problema è anche dietro perché l'anno scorso avevano una delle migliori difese eh, tra eh, le medio piccole e quest'anno già sono 15 gol sono la peggior difesa di questo campionato questo sicuramente non ce l'aspettavamo Nonostante in porta abbiano preso Un buon portiere Perché Gollini io lo reputo un buon portiere Per sostituire Martinez Il problema è tutto il resto uh, Vado velocemente Perché comunque su Genoa C'è poco da dire poi uh, Passiamo all'Inter L'Inter Sicuramente ci si aspettava qualcosa di più Da parte dell'Inter È vero che Uh, comunque, comunque hanno 14 punti in campionato su 21 però perdere 7 punti per una squadra per me la più forte del campionato non sono neanche pochissimi forse diciamo uh, il risultato peggiore per l'Inter è stata la sconfitta nel derby uh, perché comunque il Milan ci arrivava un po' con le ossa rotte e, e l'Inter invece era eh, nettamente favorita. La cosa che stupisce dell'Inter sono i gol subiti. Eh, non è ammissibile eh, da una squadra come l'Inter, con quella difesa fortissima, prendere 9 gol, ma soprattutto prenderne 2 all'ultima contro il Toro, il Toro rimasto in 10. Ecco, questo suona un po' come un campanello d'allarme. Per questo nel video delle fasce Sommer l'ho fatto scendere. Eh, e noi, ripeto, non è per demeriti di Sommer, però vedo una squadra che qualcosa eh, ha che non va, perché se no non puoi prendere due gol in 11 contro 10, assolutamente. Dietro la sicurezza, eh, diciamo, dei difensori e bastoni, con i suoi voti, con i suoi 6 e eh, mezzo per il modificatore è una manna dal cielo. Poi, c'è acerbi che diciamo, ci sono partiti acerbi. Eh, non va bene. Altri acerbi è buono. Per me, è un buon difensore, eh, da modificatore ha sbagliato. Contro il Milan. Ha preso un 5. E anche contro il Genoa. Però, comunque, secondo me, può portare una media voto oltre il 6 per il modificatore. Anche Pavard, non è partito bene non è partito bene eh, e si alternerà spesso con Bisse ormai questo l'abbiamo capito uh, sicuramente eh, il top di difesa è di Marco ma qui non servo io per andarlo a descrivere e, è un giocatore che quest'anno finalmente non è stato sottovalutato. nelle aste almeno nelle mie e dal Mian che è un altro che porta una media voto ottima per il modificatore e più i bonus nel centrocampo, devo dire che eh, il centrocampo dell'Inter ancora non gira rispetto all'anno scorso, cioè eh, lo stesso eh, Cialanolu che è un giocatore eh, fortissimo, eh, comunque eh, qui vediamo tanti 6,5, e mezzo, ma eh, anche contro, contro il Toro ha fatto una buona partita, però poi causa il rigore. Eh, è un giocatore che anche lui deve alzare il livello, soprattutto lui forse deve alzare il livello per far girare di più questi Inter. E poi è mancato Nicolino Barella e in queste, in queste ultime giornate la sua assenza si sente perché Barella fa tutto, fa il centrocampista per recuperare i palloni, ma è anche una luce lì davanti, ti serve l'assist, si inserisce, calcio in porta. Barella è un, è un giocatore vero Poi c'è Frattesi eh, Si alterna un po' con Mkhitaryan eh, Secondo me meriterebbe un po' più di spazio Ora è vero che le ultime sta giocando perché Barella era infortunato Però Frattesi è un giocatore che merita spazio Perché comunque è uno che se lo fai giocare Ti porta anche tanti gol Poi eh, Mkhitaryan spesso gli viene preferito Perché sa fare anche altro eh, però quest'anno rispetto all'anno scorso anche lui molto in calo. Davanti Martinez e Turam. Turam in questo momento gioca più avanti di Lautaro. Sembra non può giocare in linea con eh, Turam a punta centrale e Martinez leggermente dietro. Eh, forse anche questa è una, una de delle motivazioni per cui Turam sta a 7 e Martinez a 2. È anche vero che però Martinez ha avuto qualche problemino. È tornato tardi, ha iniziato la preparazione tardi Quindi eh, Turam sembra anche un po' il suo anno Visto anche eh, contro il Toro fa i primi due gol splendidi Il terzo gli entra perché è un po' il suo anno Perché calcia, eh, anche quando calcia male La palla comunque trova un modo per andare in porta Passiamo alla Juventus Allora, la Juventus partiamo... Dalla fase difensiva miglior difesa per il distacco del campionato, 0 eh, gol subiti su azione, eh, l'unico gol subito, preso all'ultima contro il Cagliari eh, su Rigore, eh, e ora, però, hanno perso Bremer. Devo dire che eh, comunque per me di Gregorio rimane il miglior portiere ehm, in, questo, in questo campionato. Sicuramente, l'assenza di Bremer potrebbe pesare, ma non così tanto perché. Uh, secondo me uh, la chiave è il gioco di Diago Motta e il non rischiare mai nulla del gioco di Diago Motta. Uh, Motta uh, cerca sempre di uh, creare gioco senza rischiare di prendere gol, e, e questo lo si vede perché ci sono partite in cui il portiere se ne esce con un senza voto perché non ha preso un tiro in porta, e questo secondo me dipende poco dal fatto che ci sia Bremer dietro o un Calulu o un Gatti poi è ovvio che i giocatori possono sempre fare eh, un po la differenza però ripeto secondo me rimane una grande porta quella della Juve dietro Calulu a me piace tantissimo per il modificatore eh, nella Juve forse è quello che mi piace di più eh, poi se invece parliamo Solo di fantacalcio preferisco Cambiaso perché sicuramente è uno che porterà dei buoni voti ma anche gol e assist perché sa fare veramente tutto. E questo anche grazie a Tiago Motta. Mi piace un sacco anche Savona. È uno che porterà anche lui bonus e assist, magari qualcosa meno di Cambiaso, anche perché gioca meno. È uno che si alternerà eh, sulla fascia eh, perché non sempre giocherà lui. Però secondo me avrà il suo spazio eh, e Gatti è un altro che può fare veramente veramente bene. Eh, Centrocampo, eh, sicuramente ad oggi l'acquisto peggiore per la Juve è, è Douglas Luiz, eh, è un giocatore che deve ritrovarsi qui. Deve essere bravo Tiago Motta a gestirlo perché non credo che hanno preso eh, questo giocatore. E, e questo sia il vero Douglas Luiz. Eh, ha pagato un po' l'ambientamento il fatto che. Abbia giocato poco, eh, comunque, quando è entrato spesso non ha fatto bene. Eh, è un giocatore che in questo momento non andrei neanche a prendere negli scambi, a meno che veramente non, non fa uno scambio super mega vantaggioso. Eh, nel cap invece, eh, l'acquisto che eh, ancora non è riuscito a esprimersi sui suoi livelli, ma che andrei a prendere negli scambi è proprio Robocop Cop Maniors. È un giocatore che. Secondo me farà bene, è stato un po' sfortunato. Eh, poteva fare qualcosina in più, in qualche circostanza, ma in questo gioco della Juve io lo vedo veramente bene. Eh, è arrivato anche tardi. Perché eh, sapete bene la chiarella di mercato, l'Atalanta, eh, però è uno che il suo lo farà, ma ne sono straconvinto. Eh, degli attaccanti, eh, sicuramente eh, il Diz. È quel giocatore che non è facile andare a decifrare io l'ho messo alto nelle fasce l'ho messo alto ve lo la lascio sempre qua eh? andate a guardarlo il video uh, l'ho messo alto perché comunque è un giocatore che a me piace calcisticamente per me assist ne farà e ne farà tanti uh, deve migliorare forse in chiave gol cioè se il Dizio è riuscisse a fare quei 5 gol secondo me è un bel giocatore perché comunque io quei dagli 8 ai 10 assist glieli vedo, glieli do al Diz. Quindi potrebbe fare veramente bene eh, Poi c'è Nico Gonzalez eh, Questo è un giocatore che se lo prendiamo al Fanta sappiamo che qualche problemino fisico lo ha E eh, eh, si alternerà con Konsei Sao eh, Diciamo che eh, tra i due preferisco Konsei Sao perché mi gioca centrocampista eh, Con Sesao è un giocatore che ha talento, salta l'uomo Uh, sa fare gol ma soprattutto sa fare assist uh, cosa che sa fare anche Nico Gonzalez però lì è stato attaccante uh, Nico Gonzalez è un po' quel terzo slot uh, che però deve essere coperto anche da almeno un diurich un piccoli come quarto uh, perché nel momento in cui come nelle ultime uh, è mancato Nico Gonzalez tu hai comunque un altro attaccante da poter buttare dentro e poi Vlaovic che comunque è uno degli attaccanti più forti della Serie A, ma qui vado abbondantemente avanti a chiudere con la Lazio. Ma vi ricordo i like, mi raccomando, i like, ragazzi. Che domani vi porto dal Lecce fino a tutto il resto delle squadre che non abbiamo eh, valutato oggi. Allora, partiamo dalla porta. Provedel sicuramente deve fare meglio. L'annata della Lazio ad oggi è molto positiva perché comunque. Parliamo di una squadra che ha fatto 13 punti. Quanto la Juventus, eh, quanto eh, l'Udinese! Altra eh, sorpresona di questo, di questo campionato! Vi dicevo di provvedere che deve far meglio: 11 gol subiti, non sono pochi, e, e anche la sua media voto è veramente bassa. Eh, è stato sfortunato all'ultima, però eh, è un portiere che l'anno scorso ha fatto decisamente bene per il modificatore. E deve far meglio perché è vero che Baroni ha detto che il titolare è Provedel, ma ha detto anche che Mandas è un bel portiere e quindi se cominci a sbagliare diverse partite poi rischi di perdere il posto, soprattutto se hai un secondo valido. In difesa sicuramente il bug è Tavares. Eh, questo è un giocatore eh, che era stato sottovalutato anche da Fantacalcio.it. Perché gli stato 6 crediti era veramente pochissimo, è stato sottovalutato da Gazzetta: se non sbaglio, erano 16 crediti il suo valore. Infatti, io eh, anche nei video dei Fantacalcio Allistone vi dissi: Ragazzi, a questo prezzo, questo è un giocatore che va preso assolutamente. Poi, ovviamente, non mi aspettavo un impatto così clamoroso. cioè un giocatore che arriva e ha anche problemi perché le prime due giornate, non dimentichiamoci che Tavares non gioca perché aveva dei problemini fisici e questo è ancora un elemento in più che esalta sto giocatore, perché comunque, cioè hai problemi fisici, eh, entri alla terza, ti presenti con eh, assist contro il Milan, eh, poi altra partita, sette contro eh, il Verona, poi l'assist contro la Fiorentina, assist contro il Toro, assist contro l'Empoli. Cioè, eh, capite bene, guardate qua Uh, se questo non è un top di difesa uh, devo dire mh, sicuramente ha fatto più di quello che mi aspettavo ma penso come tanti eh, sono convinto che comunque eh, continuerà a far bene addirittura delle volte sembra che quasi non voglia spingere cioè, alcune... basta guardare i 90 minuti che fa Tavares no? Uh, spesso si prende tante pause cioè se questo iniziasse a spingere con maggiore continuità eh, è uno veramente che può portare eh, bonus a profusione anche perché eh, sa crossare anche da piazzato li sta battendo lui da destra se guardate li batte tutti da varici e quindi è uno che può diventare veramente un bug clamoroso sicuramente non sta facendo bene il romagnoli ci si aspetta di più da lui soprattutto per chi lo ha pagato, magari quel 3% di budget. Mentre Mario Ghila, col suo gol, qualche prestazione interessante, sicuramente ha fatto meglio. Eh, nel centrocampo, il top non c'è dubbio che è Zaccagni è quel giocatore che deve arrivare in doppia cifra, eh, calciando anche i rigori. Ora, credo che comunque i rigori saranno non dico tutti i suoi, perché comunque secondo me ancora Castellanos qualcuno lo potrà battere, magari in una partita in cui stanno con il doppio vantaggio, il tribo vantaggio, e magari Zaccagni ha già segnato e Castellanos se no, potrebbe cederlo qualche rigore. Però uh, penso che comunque la Lazio Rigori ne prenderà perché una volta fanno fallo su Castellanos, una volta su Dia, uh, su Zaccagni, hanno giocatori uh, che uh, possono procurare rigori. Poi Zaccagni si sta un po' trasformando perché uh, basta guardare l'ultima anche contro l'Empoli, va a fare un, un gran bel gol di testa, ecco, cosa non usuale per un, uh, per un esterno d'attacco. Ecco. Poi nel centrocampo c'è Guendosi che forse ne abbiamo parlato anche, uh, anche poco, uh, però è un giocatore che può regalare soddisfazione, anche lui sta iniziando ad alzare uh, il... Uh, il livello, ecco, la Lazio è una squadra molto interessante. Poi davanti ci sono uh, quei due fenomeni come DI Castellanos A me piacciono tutti e due, uh, secondo me finiranno uh, tutti e due in doppia cifra uh, abbondante, direi. E soprattutto uh, lo dico perché la Lazio crea ad ogni giornata tantissime tantissime palle gol. Anche contro l'Empoli uh, che Dietro uh, la Juve uh, è la miglior difesa uh, di questo campionato. Hanno creato tantissimo due gol fatti, ma poi rigore sbagliato da Castellanos, uh, altro gol divorato dal Tati solo davanti a Baskets, ma anche tante altre occasioni. Ecco, produrre tutte queste occasioni contro una difesa collaudata come l'Empoli, che uh, stanno facendo veramente una gran fase difensiva. Questo vi lascia capire. Che magari quando uh, andranno ad affrontare altre squadre che magari concedono di più eh, rischiano di fare 3-4 gol ogni giornata quindi eh, diciamo che la Lazio eh, vi avevo detto qui bene eh, che era una delle possibili sorprese di questo campionato perché tanti dicevano eh, hanno perso immobile Luis Alberto Milinkovic l'anno prima sì però hanno preso l'allenatore giusto che valorizza i giocatori, hanno preso un allenatore che ha fame come Baroni, che ha fatto bene in piazze non facili partendo da Reggio Calabria, da Lecce, eh, finendo per Verona e, e ora è arrivato in una piazza importante come quella della Lazio, ha messo eh, subito eh, diciamo, eh, l'impronta sua alla squadra e si vede. Eh, e si vede anche in Europa, perché la Lazio sta facendo bene anche in Europa. Ragazzi, il video è giunto alla fine. Mi raccomando di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, così domani potete gustarvi le altre 10 squadre. Andremo a fare un aggiornamento partendo da Lecce, facendo tutto il resto delle squadre che non avete visto in questo video. Ciao ragazzi!